Marco Sansin, noi siamo qui per presentare un libro. È il libro di tuo papà che è mancato circa un anno fa. Allora, in questo libro si racconta di cosa? In questo libro mio papà ha raccolto tutti i suoi ricordi della sua vita professionale, dagli inizi, da quando ha appena iniziato a pensare di poter cantare, fino agli ultimi anni della sua carriera, che è stata lunga e ricca. Una vita ricca e lunga e piena di tutta una serie di personaggi che lui ha interpretato. Qual è il personaggio che gli è piaciuto di più, in cui si sentiva più lui? Ma questo bisognerebbe chiederlo a lui. Se chiedi a me, io credo che la prima figura che esce nella memoria è quella di Zaccaria nel Nabucco, che è una delle opere che ha cantato più volte in assoluto. Credo abbia fatto, non so, 400 e più rappresentazioni del Nabucco, e lui per me è Zaccaria nel Nabucco. La sua vita si è svolta principalmente in Slovenia oppure lui ha un po' circuitato in giro? Lui ha iniziato in Slovenia, è stato per tanti anni all'Opera di Lubiana, ha poi girato da libero professionista e ha avuto una seconda carriera ben più ampia e direi anche più varia da un certo punto in poi. Ha cantato diremmo un po' in tutta Europa, anche nel mondo. È stato moltissime volte il Festival dei Due Mondi di Spoleto, per cui anche negli Stati Uniti. È stato molte volte al Teatro di Catania, è stato negli ultimi anni con una compagnia itinerante della Scala per parecchi anni in giro per tutta l'Europa, dalla Germania al Belgio, al Lussemburgo, l'Austria, Svizzera, Francia, chi più ne ha più ne metta. Per cui nella seconda parte della sua carriera ha girato tantissimo e ha scritto anche nel suo libro tanti bellissimi ricordi. E per rileggere questi ricordi dopo la sua scomparsa, com'è stato? Beh, è stato sicuramente interessante, perché è un riassunto di cose che sapevo già. Sebbene mio papà era abbastanza schivo, non si vantava, non era uno che si vantasse o che raccontasse sempre di se stesso, assolutamente no. E anche di alcune cose che magari non conoscevo, di alcuni particolari che magari non ricordavo semplicemente. Vogliamo ricordare un po' gli inizi, i suoi inizi, come sono stati, come ha capito di poter diventare un operista, un cantante d'opera di professione? Beh, credo di poter dire che l'inizio di tutto è stato nel coro Jacobus Gallus di Trieste, dove ha conosciuto il maestro Ubald Vrabec, che lo ha spronato, lì si è trovato benissimo, ha cominciato ad amare il canto, da lì in poi ha cercato degli insegnanti che gli potessero dare un supporto tecnico, e da lì in poi credo è stata soltanto musica e opera per lui. Oh,
lui, diciamo, gli sono stati anche come una specie di guida anche per dopo, perché se ben ricordo lui è ritornato al coro Gallus per poterlo aiutare dopo, quando il coro si è rifondato. Sì, è vero, dopo, diciamo, quando ho preso le redini io, mio papà era già in pensione, per cui aveva tempo, e essendo molto legato al coro, chiedeva costantemente come va col coro, che cosa fate, ci sono giovani, vengono giovani, e l'ho buttata, direi così, in maniera proprio prosaica, e ha detto subito di sì, e veniva a fare un po' di tecnica vocale per i cantanti, è venuto per un paio di anni ed è stato sicuramente molto costruttivo. E anche tu sei musicista, sì. Hai fatto tutto il percorso accademico, come è stato avere un padre così importante? Lui ti aiutava, ti spronava, ti consigliava? Mi spronava, mi consigliava, ma si è sempre tenuto un po' in disparte, non ha mai assolutamente fatto pesare questa sua importanza musicale, diciamo. Ha sempre lasciato che i miei insegnanti facessero il loro lavoro senza mai intromettersi. Quello che dava erano dei consigli generici, preziosissimi, ma senza mai voler entrare nel merito di quello che facevano gli insegnanti. E comunque non mi è mai pesato perché, ripeto, era una persona molto semplice, molto alla mano, per cui non era una presenza, come dire, teatrale, ecco. Tu hai anche fatto musica con lui? Cioè avete fatto dei concerti? No, non abbiamo fatto dei concerti, ma molto spesso a casa, dopo qualche anno di pianoforte, quando iniziavo ad essere un po' più, diciamo, in grado di farlo, mi chiedeva di accompagnare, vieni qua, accompagna questo che qua ne manno va. Allora, e ovviamente dicevo di sì, è stata una bella esperienza. C'è qualche aneddoto così molto particolare che tu ricordi e che forse si trova anche in questo video? Beh, mi è tornato alla mente quando ho letto la prima volta la bozza, quello che è la frase scritta sotto il titolo del libro, cioè mio papà non lavora ma canta, che è una cosa che io ho detto e che vagamente ricordo forse anche di aver detto, ero molto piccolo, avrò avuto 4-5 anni, e alla domanda che cosa fa tuo papà, che lavoro fa, e la mia risposta è stata mio papà non lavora ma canta, e questo mi è tornato alla mente, è un bel ricordo.